a tutti ragazzi e benvenuti al primo episodio della Let's Play di Mario Kart 8. Allora, prima di tutto devo cambiare disco perché io sono molto intelligente e non ho cambiato disco. Inseriamo il nostro disco. E ora possiamo far partire il gioco. Quindi andiamo. Allora, non fare tutto con le macchine nuove. Quella era già bloccata, diciamo, ma ricomincerò il gioco da capo. Sì, il gioco da capo. Per non farvi troppi spoiler, così potrete scoprire meglio le cose. Allora, cominciamo. Sì, sì, ok. Allora, oggi faremo il trofeo fungo. Quindi un premio 50, perché così ve lo faccio vedere, potete vedere meglio il circuito, diciamo. E direi, per cominciare, di fare Mario. Mi sembra più giusto nei vostri confronti. C'è Mario, si chiama Mario Kart 8, mi chiamo Mario. Trofeo fungo. Allora, come vedete qui, ho comprato i DLC. Sì, ho comprato i DLC. Allora, dopo aver finito questi trofei, farò anche i DLC, naturalmente. Quindi, ok, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Qui troviamo una schermata di caricamento con degli adesivi che, diciamo, ricordano il mondo delle corse. Iniziamo con lo stadio Mario Kart. Allora, a differenza degli altri Mario Kart, in questo Mario Kart, diciamo che in corsa appaiono i personaggi che non sono ancora stati sbloccati, mentre negli altri no, non era così. Apparivano solo i personaggi già sbloccati. Il che è, secondo me, una cosa molto più giusta. Perché, cioè, se non li sbloccati non ha senso che non esistano nel gioco. Quindi perché non dovrebbero comparire nel circuito? O no? Lasciate un commento se siete d'accordo o no. Prima di tutto arriviamo a 17 like. Allora, come in Mario Kart Wii e Mario Kart 7, abbiamo due diversi tipi di mini turbo. Il mini turbo piccolo, quello blu, che fa andare un po' più lenti, oppure quello, il super mini turbo, cioè questo, che dura molto di più e fa andare più veloci. Allora, come in Mario Kart 7, qui c'è, si può volare e andare sott'acqua, però c'è una cosa in più, l'antigravità, che la, diciamo, è la nuova caratteristica di Mario Kart 8 che lo differenzia dagli altri. Allora, scrivetemi nei commenti una cosa: se volete, se per il secondo giro volete, se non volete la voce per ascoltare la musica, o se la volete. Cercherò di accontentarvi.
questo gioco ha veramente una grafica bellissima. Forse uno dei migliori Mario Kart. No. È il migliore, senza forse. Poi, incominciando questa Let's Play, dove sono finiti gli E3 2015, hanno parlato di questo Paper... No, scusa. Mario & Luigi Paper Jam. Sono molto interessata a questo gioco. Io sono drogato degli RPG di Mario & Luigi, quindi non so come farò a non comprare questo gioco, perché veramente... Ditemi nei commenti anche voi cosa ne pensate di questo gioco. Tanto Bowser è il buco rosso, quindi noi ci facciamo puntare quando c'è il buco verde e gli altri si facciamo. Altra sezione antica di città. Questo fungo io so già come usarlo, cioè qui è una piccola scorciatoia. Ops, ho mancato l'oggetto e vedo Wario che è il guscio blu, pezzo di... Se raccogliamo con monete come Mario Kart 7 andremo più veloci e in più sbloccheremo nuovi pezzi per il veicolo, perché anche in questo gioco è personalizzabile, ma sicuramente la personalizzazione dei veicoli la avremo nel prossimo episodio. Allora, è da una vita che avevo intenzione di fare questa Let's Play, quindi diciamo, ma sì, sono un nintendaro e quindi mi sembra il caso di farla, ma sì. Purtroppo questo gioco ha... Questo gioco ha molti bug, ma non di quelli grandi, tipo si bugano tutte le texture, diventa tutto strano. Diciamo che tipo c'è una cosa non molto gradevole, che un pezzo di carte passa in mezzo alle cose, non è molto piacevole da vedere. Speriamo che nel prossimo aggiornamento lo fixano. Intanto c'è una puzza di carburante, che schifo. Sapere come riprendere direttamente dallo schermo del televisore, per piacere non esitate, scrivetelo nei commenti, perché mi serve tantissimo come suggerimento per avere più di qualità e in compenso, i video vi piaceranno di più, perché avrà una qualità molto molto migliore rispetto a questa. È molto migliore, non si dice neanche, quindi serve. Allora, adesso Dolce Dolce Keyon è super scoppiazzato da Ralph Spaccatutto di Sugar Rush. Ce l'avete presente il film? Praticamente sono in questa... Si entra in questa terra di dolce dove ci sono queste specie di scarafaggi che vogliono divorarla. Thank you.
sul gamepad troviamo anche questo strano bottone che non posso farvi vedere. Se noi lo clicchiamo, aspetta, però aspettiamo un po' per il rotolino. È un clacson. Un clacson, proprio così. Un'aggiunta di magica proprio. E poi per la seconda volta si possono vedere gli oggetti in mano, se non sto dicendo niente. Allora, mi pare che in Mario Kart Double Dash, quello per GameCube, anche lì si possono vedere gli oggetti in mano. E questa è una cosa molto figa. Purtroppo non... se voi fate penzolare gli oggetti non ne potete prendere, mentre questa è una cosa un po' brutta. Se devo dire è un circuito che mi piace molto, sì, bellino. Ah, ora no, il fulmine, per piacere, che io voglio prendere tutti, che voglio completare tutti i circuiti con 10 monete, così sblocco i pezzi, dai. Prima ci sta. Voglio anche dirvi una cosa, e sicuramente voi avrete già notato, ma però non vi voglio spoilerare lo stesso. Lo vedremo quando lo sbloccheremo. Magari potrà anche essere in questo episodio. Quindi magari se avete sbloccato dei personaggi, se volete voi potete saltare i minuti della premiazione in modo no, che voi non potrete vederlo. Magari voi preferite scoprirli da solo, da soli, ok. Saltate pure i minuti della premiazione. Che si intende quando si finisce il Gran Premio, c'è sempre questa specie di premiazione dove ti danno la coppa in Mario Kart, un classico. Quindi se preferite scoprire i personaggi da soli, saltate i pezzi. Poi un'altra cosa. Se volete essere salutati nei miei video, non esitate, scrivete nei commenti sempre. Naturalmente non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale. Perché il gameplay di Mario Kart 8 sarà completo, per tutti i circuiti disponibili, compresi i DLC. Attenzione al jump. Allora, la Nintendo, se non mi sbaglio, ha detto che l'antigravità tipo non si vedeva mica testa in giù per evitare, diciamo, la brutta voglia di andare in bagno. Quindi, mentre gioco, preferisco di non parlare di queste cose perché non è piacevole. Se devo dire la verità, questo circuito non mi piace. Non mi è mai piaciuto. Anche per la musica, non mi entusiasma molto. Aia.
Intanto da qui non ero mai passato, se devo dire, in tutto il tempo che ci ho giocato, non ero mai passato da qui. Quindi abbiamo scoperto in diretta, vabbè, che è abbastanza simile all'altra via, ma vabbè. Aia. Peccato, volevo 10 monete. Vabbè, 9 ci può stare, dai. E anche primi, quindi vuol dire, e anche qui primi, quindi vuol dire che sicuramente avremo 3 stelle. Abbiamo 60 punti, cioè il massimo dei punti. Finalmente il nostro trofeo, come avevo detto, 3 stelle. Abbiamo sbloccato il trofeo fiore, un nuovo personaggio e un nuovo team. Purtroppo niente nuovo pezzo per il kart, quindi non lo vedremo in questo episodio. Quindi andiamo a vedere cosa abbiamo sbloccato. Perché? Perché Wendy? Perché è proprio Wendy, Quella brutta stronza la odio. Mi fa schifo come personaggio. Sicuramente nel prossimo episodio non userò questa. Allora, ecco, ora posso spoilerarvi questa cosa. Allora, in Mario Kart 8 come nuovi personaggi sono stati aggiunti i Bowserotti. Che avete presenti quelli che appaiono in Super Mario Bros. Esattamente, proprio quelli. Sono quelli. Allora, poi DLC includono questi personaggi. Yoshi colorati. Però attenzione, solo se acquistate tutti i 2 set. E i tipi timidi colorati. Aggiunge poi Mario Tanuki, che è uno dei miei personaggi preferiti, Peach, Gatto e Link, sì, proprio così, Link in Mario Kart 8. Sicuramente la maggior parte di voi sicuramente molti di voi conosceranno Link, che è, diciamo, il protagonista della serie di The Legend of Zelda. Io non ho la minima idea di cosa sia Zelda, perché non l'ho mai provato, quindi vabbè. Poi abitante di Animal Crossing può essere maschio o femmina. Fuffy e Schero Bowser, che non sono mai riuscito a provare in Mario Kart Wii, perché era troppo difficile da sbloccare, non ci sono mai riuscito. Ma finalmente qui potremo giocarlo in HD, cioè ancora meglio. Allora, questi 3 fanno parte dei DLC 1. Questo del pack 2 di DLC. Quindi, detto questo, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.